La gestione della sanità calabrese nel 2022 ha fatto registrare un sostanziale equilibrio economico e la novità più rilevante emersa ieri a Roma durante la prima riunione del nuovo anno del tavolo ADUCE, chiamato a vigilare sulla corretta attuazione del piano di rientro in Calabria. Il confronto è andato avanti per diverse ore con il presidente commissario Roberto Chiuto, presente solo nella prima parte, facendo segnare un punto di svolta rispetto al recente passato. La discussione con i tecnici dei ministeri di Economia e Salute non sarebbe stata contrassegnata da toni burrascosi. Un clima quasi normale, probabilmente favorito dal cambio di governo e quindi di indirizzo politico del tavolo. I conti in ordine produrranno subito una conseguenza: non è previsto nessun aumento delle addizionali IRPEF e IRES in Calabria, a differenza di quanto avvenuto negli anni scorsi. Durante il confronto, parte della discussione è stata incentrata sulla necessità di implementare il personale in strutture sanitarie stavolta al collasso. A fine 2022 si è registrato un incremento di 489 unità rispetto al dicembre dell'anno precedente. Quanto ai livelli essenziali di assistenza, resta molto da lavorare perché la distanza dalle soglie minime è ancora importante. C'è poi da fare i conti con la ricognizione del debito con l'operazione chiusa a fine dell'anno scorso. Secondo i dati presentati ieri al tavolo ADUCE, il passivo certificato a dicembre 2020 si aggirerebbe sui 760 milioni. Entro il 30 giugno, almeno il 70% dei crediti dichiarati dai fornitori dovrà essere passato al setaccio e fatto quadrare con quelli presenti nei bilanci delle varie aziende sanitarie e ospedaliere.